Quando volete posso partire. Se tutti hanno avuto il biscottino. Adesso vorrei presentarvi il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi sulla un tentativo di usare uno strumento informatico per modellare quello che noi chiamiamo una struttura narrativa. Avevo ripreso delle vecchie slide che erano veramente un primissimo tentativo di focalizzare quello che stavamo cercando di fare. E quindi proverei a partire da qui, anche se questa slide è molto buffa secondo me, perché cerca di fare della filosofia attraverso PowerPoint. Però il concetto è, proviamo a ragionare su com'è la nostra percezione o cognizione del mondo reale, e quindi in questa slide si racconta che un individuo ha conoscenza del mondo reale o in modo diretto o in modo indiretto, e quando il modo è indiretto è appunto mediato da una registrazione del mondo reale attraverso una cosa che possiamo chiamare documenti o cronache che vanno a riassumere gli eventi e gli elementi del mondo reale. Di fronte alla percezione, sia diretta che indiretta, del mondo reale, un'ipotesi che qui facciamo è che la nostra mente lavori creando due livelli di studio, di conoscenza dell'insieme dei dati percepiti, dell'insieme dei dati della realtà. E quindi a primo livello di interpretazione c'è un elemento di classificazione, cioè di andare a ritrovare nella ripetitività degli elementi, delle features di quello che è la realtà che ci sta di fronte, una serie, cioè una capacità della nostra mente di riconoscere le cose che si ripetono e identificarle in quelli che possono essere gli agenti, le loro relazioni, le cose, gli artefatti che ci sono, lo stato delle cose e la modificazione, la trasformazione dello stato attraverso degli eventi. A secondo livello dell'interpretazione di questa slide di PowerPoint, non è una teoria filosofica, c'è il fatto che invece a fronte del ripetersi di una serie di combinazioni di eventi, agenti, trasformazioni, la nostra mente tende a fare un livello di astrazione superiore, a trovare attraverso queste analogie del presentarsi del flusso di eventi, a trovare delle storie. E questo ha a che fare ovviamente, evidentemente, anche con la teoria del linguaggio, la formazione del linguaggio come caratteristica proprio del nostro pensiero. E il linguaggio è narrazione, ovviamente tutto questo tentativo è per cercare di dare una primissima definizione di cos'è che intendiamo con narrazione, cioè una storia è un'astrazione rispetto a una ripetersi nel tempo di condizioni che percepiamo nel mondo reale e che possiamo fare arrivare a un livello più alto. Da un altro punto di vista, la storia, secondo me, cioè il nostro fare storie, il nostro linguaggio, il nostro pensiero è strutturato così anche proprio per una ragione evolutiva, è la nostra caratteristica, la nostra specie, quella di avere sviluppato un tipo di intelligenza che hanno ovviamente anche in misura diversa anche altre specie, però quella di proiettarci nel futuro, cioè la nostra capacità è quella di immaginare che se 4 volte ho fatto la strada dalla stazione a qui, so che bene o male, domani che la dovrò rifare, le esperienze si ripeteranno. Questo immaginare noi stessi in un flusso di esperienze significa crearsi, tra virgolette, una storia, cioè immaginare una storia astratta in cui un personaggio astratto o immaginario che fa la strada dalla stazione qui subisce una serie di eventi che sono simili a quelli che incontro io tutti i giorni. Quindi una storia diventa un'espressione di linguaggio,
e può essere comunicata. Quando una storia viene comunicata, quello che avviene è che c'è un mittente, un destinatario. Chi sta raccontando una storia e chi la riceve? Chi la riceve deve mappare la storia che gli sta arrivando sulle sue esperienze proprie. E quindi la storia, per essere raccontata, non necessariamente deve essere basata sulla stessa realtà che il destinatario ha vissuto, ma deve essere possibile per il destinatario, in una forma almeno parziale, di mappare gli elementi della storia, gli elementi immaginari della storia sulla sua realtà, perché altrimenti non la può comprendere. Esiste ovviamente nella narrazione anche l'assurdo, esiste la fantascienza, però comunque i marziani si comportano sempre come ci aspetteremmo dai terrestri. E quindi in realtà sì, facciamo 2 più 2, come si dice, cioè ha 4 gambe ed è verde, però è il cattivo e quindi ci aspettiamo che si comporti come gli indiani dei film e quindi ci aspettiamo tutta una serie di cose perché c'è questo tipo di mapping tra elementi anche immaginari su però situazioni reali. Chi riceve una storia la rimappa sulla sua esperienza. E già qui non c'è la certezza che il mapping sia fedele, ma questo non è un male, cioè è un fattore generativo, un po' come il discorso genetico e la ricombinazione di cromosomi. E dall'altra parte, chi riceve la storia può ovviamente trasformarla in vari modi. Un primo modo è quello di usare un altro testo per dire la stessa storia, che può anche significare addirittura usare dei nomi diversi per personaggi, ma la storia è sempre la stessa. Se ci raccontano una storia, la riconosciamo. Se vi racconto la storia di una ragazzina che si chiama Cappuccetto Blu, che deve uscire, lupo, eccetera, eccetera, vabbè, non è il nome che ha fatto il mapping, è la struttura della storia. L'altra cosa invece è che io posso elaborare altre storie e serializzarle in un testo e esprimerle attraverso un linguaggio, che possono essere delle modificazioni di quello originale, quindi il lupo del Cappuccetto Rosso che diventa buono e succede tutta un'altra cosa, invece che mangiarsi la bambina, è la bambina che gli spacca le gambe con un bastone e nasce un'altra storia. Quindi può essere per la prima metà una storia che conosciamo, e la seconda metà una storia. E quindi tutto questo significa poi un discorso in una comunità di interpreti e generatori di storie, per cui ognuno può ripetere una storia con la sua forma, esprimere una storia diversa che è una variante sulla storia percepita e tutti possono condividere o meno questo concetto. Cioè questo concetto, in realtà l'ho detta troppo, ci vanno delle grandi, condividere qualcosa, adesso andiamo a cercare di capire cos'è che si condivide. Prego. Linguaggio è la scoperta che abbiamo fatto noi per riuscire a raccontare l'esperienza. Da questo punto di vista, i modelli matematici sono altro che una forma di testo che usa un linguaggio particolare sempre per raccontare, però, come dire, un'esperienza. Da questo punto di vista, il dibattito internazionale stiamo usando questi schemi per dire anche sui big data, per oversi, il problema è tornare alla storia che l'umanità si vuole raccontare su questi fenomeni per poi vedere qual è il sistema di linguaggio più appropriato da usare per seguire questa storia e renderla anche complicata. Non viceversa, mi permetto di fare anche l'idea contraria. C'è un modo di funzionare del mondo che è incastonato nelle leggi dell'universo che si scoprono perché esistono a prescindere da noi attraverso il linguaggio matematico e poi bisogna raccontare una storia per analizzare quasi tutte le materie. Quindi abbiamo un approccio un po' più semplice, quindi ci avviciniamo poi a. Provo a procedere sempre con queste slide che erano quelle preliminari e si è cercato di identificare quei 2 passi dell'interpretazione, quello del riconoscimento delle feature, quello dell'elaborazione invece di livello più alto che è la narrazione e il linguaggio sopra la percezione delle feature. Dicendo che con delle virgolette che sono le più grandi che sono riuscito a trovare, se divido il mondo fra una cosa che sta sopra e che chiamo significato e una cosa che sta sotto che chiamo fatti o realtà,
il nostro pensiero possiamo ipotizzare che lavori in questo modo, cioè i due livelli che dicevo prima, che sono quelli della parte a sinistra della slide, il riconoscimento delle feature, l'estrazione delle feature e ritrovare il pattern all'interno della ripetizione delle feature, e dall'altra parte invece quando si parte da un significato, riconoscere i pattern e mapparli sulle feature che l'ascoltatore, che in questo caso sarebbe sul lato destro, riporta a una sua realtà. Questa cosa, adesso ho finito con questi goffi tentativi di filosofeggiare, però mi serviva per inquadrare quello che stiamo cercando di fare, ci porta a inventare un'architettura, poi che alla fine diventa anche un'architettura di software, in cui immaginiamo di avere bisogno di un bidone, un repository, dove contenere tutto quello che è documentazione o media che di fatto, anche se pur sempre è ovviamente è una mediazione, è un'intermediazione, è anche una ripresa video, perché chi tiene in mano la telecamera può girarla dove vuole o regolare la luce o far parlare uno o l'altro, però diciamo che è quella mediazione accettata che ci fa dire che la realtà è rappresentata in modo 99% obiettivo, 99% corretto attraverso i documenti. Sulla qualità della documentazione si possono aprire 100.000 piloni, però prendiamo per buono che se chi fa ricerca va sul campo, fa interviste, registra audio, trascrive, raccoglie documenti di enti pubblici o privati, questi documenti restano agli atti nel repository. Il secondo livello è quello di un database, che invece è già un primo livello di interpretazione, e cioè il gruppo che sta facendo ricerca, sulla base dei dati raccolti nei documenti, decide che certe cose sono eventi, che certe persone o certi gruppi di persone sono agenti, che certe cose le possiamo rappresentare come artefatti, ovviamente artefatto, vabbè, in realtà artefatto non vuol dire cosa, perché fatto ad arte è appunto, forse sta lì la chiave del ragionamento, cioè è un oggetto che è significativo in quello che vogliamo osservare. E comunque questo è il lavoro, questo lavoro rispecchia quel processo di andare a identificare le feature significative, che è poi anche del processo percettivo. A livello più alto ci immaginiamo uno strumento che cerchi di affrontare il problema di modellare cos'è una storia. Quindi la storia, il modo più bello per rappresentarla è il linguaggio, cioè è la lingua, sia la lingua parlata e scritta che i linguaggi narrativi dei media, no? Cioè anche un film è un modo di raccontare. Cioè, la storia più bella, cioè il modo più bello per conservare una storia è raccontarla e farsela raccontare. Però noi qui non ci dobbiamo solo accontentare di un aspetto di questo tipo, che comunque secondo me non va mai trascurato, ma cerchiamo di trovare dei sistemi per estrarre, per spremere qualcosa che poi, per rifarmi la discussione che spero che alla fine poi riprenderemo sui possibili contatti, possa portarci anche a qualche elemento di valutazione. Sicuramente non avremo, a mio avviso, i grandi numeri sufficienti per parlare di statistica, però ci possiamo ragionare un attimo, ma sicuramente delle valutazioni quantitative, che è un po' uno degli obiettivi. Diciamo che la ricerca, per definizione, sta andando avanti e sta cercando di capire, quindi c'è una possibile uscita che è quella quantitativa, c'è un altro tipo di uscita che è anche solo il fatto di riutilizzare questi strumenti all'interno del gruppo per costruire nuove conoscenze, nuovi modi di affrontare, e quindi anche solo come strumento per il lavoro non quantitativo, ma qualitativo, se vogliamo opporre la parola. Per fare questo abbiamo per adesso lavorato su un tool di modellazione di quella che pensiamo sia uno dei modi di rappresentare la struttura narrativa. E nel fare il tool, dal punto di vista, cioè il lavoro mio e nostro è quello di fare il software che fa funzionare questo editor, però ovviamente l'oggetto che andiamo a editare è determinante per come facciamo il software, quindi era necessario, e ci ha aiutato la necessità di doverlo fare come software proprio,
ci ha aiutato a chiudere tutto dentro una sintassi. Cioè, a un certo punto ci siamo resi conto che stavamo scrivendo una roba che è una grammatica e che quindi ha delle regole, e allora, perché ci servivano, le abbiamo definite e ci abbiamo riflettuto su cosa significavano. Prima di vedere com'è questo linguaggio, gli obiettivi, nel momento che ci siamo messi a farlo, sia per motivi di sopravvivenza nostra, cioè che deve essere semplice per poter essere realizzabile, ma anche proprio poi invece, se vogliamo vedere il lato positivo, come qualità del linguaggio, potrebbe essere un metro di valutazione dei linguaggi, quello di dire che più sono generativi meglio è, cioè se un linguaggio ha la massima potenza espressiva con pochi elementi di lessico e poche regole sintattiche, è un linguaggio fantastico, cioè quanto è l'insieme delle cose che copre. E quindi, diciamo, il vantaggio è che questo oggetto, a parte che il nome A4, dopo vediamo, sono 4A, però gli elementi stiamo barando perché sono 8, però con 8 elementi stiamo provando a cercare di tenere insieme una rappresentazione. Allora, gli obiettivi sono quello di aiutare, di forzare anche a estrarre un modello che è un frame narrativo, quindi un insieme di due elementi che poi gli sceneggiatori usano da tempo, cioè il cast e il plot, cioè l'insieme dei personaggi e la sceneggiatura, da una storia in linguaggio naturale o qualunque altra espressione narrativa. Visualizzare gli oggetti e le relazioni in modo grafico è una delle premesse, per permettere l'identificazione facile di pattern, cioè per permettere poi un livello di riconoscimento di certe caratteristiche fondamentali di una storia, di una situazione, di una scena, di una storia, e quindi anche le dinamiche. Cioè, probabilmente nel farlo e nel giocarci stiamo vedendo che poi si potrebbe anche qui, come sempre, fare un livello in più e su quelli che sono gli schemi, dopo vediamo, di una struttura narrativa, magari immaginarsi come minimo col pennarello di andare a identificare dove ci sono le forze che stanno lavorando, perché in realtà questa rappresentazione poi un po' assomiglia a una situazione fisica, anche statica, dove ci sono forze che tirano da una parte e dall'altra. E l'altra cosa è fornire un livello di rappresentazione alto ma semplice da scrivere, che si possa poi riallacciare punto punto con quello che sta nel database e anche con quello che sta nel repository. Cioè, il nostro obiettivo alla fine è che questi schemi, che poi vi faccio vedere, uno tra poco, in futuro, con un doppio clic possa aprirli per andare a leggere gli elementi di un database reale, ma anche vedere lo spezzone dell'intervista dove la persona ha detto la cosa che ci fa pensare che lui stia agendo come il cappuccetto rosso nella favola. Dopo questi concetti forse saranno più chiari dopo, che provo a procedere. Le caratteristiche del linguaggio sono che è formale, e quindi la sintassi, che è forzata dall'editor, obbliga ad avere un'espressione strutturata, quindi dal punto di vista dello schema è rigido come il ferro, non si fa nulla. Deve essere semplice il discorso dei 4/8 elementi, perché deve essere semplice, perché deve essere facile da imparare, facile da ricordare. Deve avere abbastanza potenza espressiva, quindi deve essere facile da leggere, facile da scrivere, deve poter coprire una grande varietà di situazioni. Si deve integrare col linguaggio naturale, cioè non abbiamo assolutamente l'ambizione di dire che la storia, come dicevo, il mio modo migliore è raccontarla, farsela raccontare, quella storia lì non la vogliamo perdere assolutamente. Quindi l'idea è che questo è solo uno dei livelli a cui la possiamo rappresentare. Ovviamente con quel doppio clic di prima si può anche arrivare a leggersi la storia, magari leggersela in 4 forme testuali, magari vederla una volta scritta da uno, una volta scritta dall'altro, una volta rappresentata in un video, cioè diciamo la storia che noi andiamo a cercare di interpretare con la struttura narrativa, da cui cerchiamo di estrarre la struttura narrativa, è una cosa. Poi per di più ci sono anche tante istanziazioni della stessa storia, quindi tanti mapping che ognuno può fare, come dicevo prima, con la sua esperienza reale.
Vabbè, dove siamo? Abbiamo cominciato a mettere su un editor grafico che è interattivo, è basato su un'architettura Model View Controller per quegli informatici, usa correttamente tutti i design pattern e questo ci permette di fare in modo che l'estensione del linguaggio sia già prevista nel modo in cui è scritto il software. È stata fatta con un'implementazione web, diciamo allo stato dell'arte delle tecnologie di oggi, quindi è pronto per funzionare anche su piattaforme mobili perché usa HTML5, JavaScript e servizi RESTful, quindi potrà essere usato su iPad, potrà essere usato dallo smartphone, anche sul campo, ma soprattutto per quello che ne sappiamo oggi, potrà essere usato anche con gli strumenti di domani e di domani l'altro. Ci sarà la telecamera dove posso collegarmi sul web o durante l'intervista potrò disegnare anche. Vado avanti un attimo dicendo, beh, questa cosa che già dicevo a parole, cioè la struttura narrativa è legata in modo diretto con una forma narrativa che è la sceneggiatura, nel senso che i frammenti del testo della sceneggiatura staranno probabilmente dentro il primo livello di doppio clic, cioè dove c'è un'azione, io probabilmente con un doppio clic andrò a vedere il pezzo di testo di una sceneggiatura che è stata scritta prima, in italiano, in inglese, è una sceneggiatura, e magari vado a leggermi quel capitolo, cioè ci sono collegamenti con il testo della sceneggiatura. Poi invece ci saranno collegamenti più aperti con tutte le altre forme narrative. Insomma, noi adesso abbiamo fatto un gioco e dopo lo vediamo, di provare a usare questo linguaggio su delle opere, un gioco un po' irriverente. Abbiamo preso Shakespeare, abbiamo provato a fare, e ovviamente non sono partito dal testo dell'Otello di Shakespeare, sono partito da Wikipedia, da un plot che si trova su Wikipedia, quindi probabilmente la mia struttura narrativa facilmente si mappa su quello di Wikipedia e poi esiste Shakespeare, uno se vuole se lo va anche a leggere e fa meglio che guardare i nostri diagrammi. Allora, le quattro A che abbiamo usato sono queste qua: agenti, artefatti, attributi e azioni. Agenti, artefatti e attributi fanno parte della teoria di David. Sì, so. Ok, però deriva da. È vero? È vero, è vero. Deriva da è un lapsus perché ovviamente invece in termini di UML sono attributi, allora io ho usato la parola sbagliata. La correggerò. Questi sono i primi elementi grafici di questo linguaggio. Il linguaggio è un linguaggio grafico, no? Quindi alla fine ci siamo inventati dei simboli. Gli agenti, sono la prima A, già si dividono in due sottocategorie, perché ci sembra importante identificare gli agenti e i gruppi. Dopo faremo una serie di considerazioni, perché in realtà l'agente non è legato a una carta d'identità e un codice fiscale, in realtà può essere un agente anche lo Stato svizzero e tutto intero, cioè quello che importa è che all'interno del contesto di una storia un gruppo contiene, è formato da agenti. Quindi quando degli agenti si comportano e agiscono in gruppo, allora il loro raggruppamento ha senso. Quindi l'uso degli elementi ovviamente anche qui è un fatto di interpretazione rispetto a un testo. Il secondo elemento sono gli artefatti, sono come abbiamo già detto prima, le cose che sono significative all'interno del contesto. Il terzo oggetto che ci serviva è un collegamento, e quindi chiamiamolo una relazione che può andare fra una generica source e una destination, e tutti quelli che abbiamo visto fino adesso, agenti e artefatti, possono essere source e destination di una relazione. Cominciamo a fare degli esempi. Quindi questi sono esempi di relazione scritti con i primi elementi di questo linguaggio. Quindi qui c'è scritto che esiste un gruppo che si chiama X, in cui ci sono due persone, A e B. B è il padre di A, B è anche il capo del gruppo X e A è un membro dello stesso gruppo.
A possiede un oggetto chiamato Y, che è un concorrente commerciale di un oggetto simile che si chiama Z. Questa è una frase, ovviamente X e sono sostituibili con nomi di personaggi, e quindi esiste un gruppo chiamato X e ci sono due individui chiamati A e B. B è il padre di A, e qui c'è la prima relazione, B è il capo di X. A è un membro di X, A possiede un artefatto Y che è un concorrente commerciale di Z. È un esempio per vedere come si legge un diagramma di questo tipo. Ci sono già anche un pochino di regole, queste non forzate dall'editor, però per cui i nomi li mettiamo capitalizzati e i verbi che sono attaccati ai link, sono scritti in minuscole, sono di solito espressi come verbi della frase, che vede la source, frase, destination, cioè quasi leggibile, diciamo, in lingua naturale. Passiamo alle attribuzioni, qui scritte giuste, e ne abbiamo immaginati di due tipi, attribuzioni e autoattribuzioni. In realtà, la differenza si capisce meglio sugli esempi. Quindi andiamo avanti, qui c'è, in questa scena c'è un individuo A e è un artefatto X. E poi ci sono tre esempi, i tre unici esempi di come possono essere usati questi oggetti. Quindi se c'è una attribuzione, cioè le attribuzioni devono per forza avere un target, qualcosa si attribuisce a qualcos'altro, cioè l'attribuzione si attribuisce sempre a un oggetto dei primi tre tipi, quindi agenti o artefatti. E quindi in questo caso la prima attribuzione cioè l'attribuzione dice attribuzione 1. La grafia significa che in questo contesto l'artefatto X è considerato da tutti avere la proprietà attribuzione 1. Cioè, questo significa che è un'attribuzione coram populi. E in questo contesto non c'è nessuno specificamente che sia la sorgente di quell'attribuzione, perché è valida per tutti. Mentre invece in quest'altro caso si dice che A pensa che X sia attribuzione 2. In quest'altro caso invece usiamo una self-attribution. La self-attribution per definizione ha sempre un target che è anche la sua sorgente, perché è self, quindi l'individuo A pensa di se stesso, e allora abbiamo usato la notazione tipo fumetti, no? Questo lo pensa e questo lo dice. Spesso poi, adesso andiamo avanti, però questo lo pensa e questo in realtà vuol dire lo pensa di un altro o tutti pensano di un altro, perché il dire è una brutta bestia, nel senso che gli atti comunicativi sono anche azioni e quindi infatti li abbiamo mappati nelle azioni. Perché fino a qua avevamo usato le prime tre A del modello ed era un ottimo sistema per una rappresentazione statica. Però per fare una storia ci vuole anche della dinamica, deve succedere qualcosa. E quindi nella parola agenti è connaturato anche l'altro duale che è l'azione. Gli agenti fanno azioni. E per cui tutti gli agenti possono fare azioni e le azioni le abbiamo rappresentate così con le due frecce. Per cui in questo caso ci sono ancora degli esempi e un po' come per le attribuzioni vale il fatto che ci possono essere azioni esterne al contesto, cioè valide con sorgente esterna al perimetro del contesto della storia, come questa. Cioè in questo caso potrebbe essere un fulmine, colpisce la casa e la distrugge. Non c'è nessuno che ha tirato il fulmine. Poi possono essere anche le storie dove uno ci mette Zeus che tira i fulmini. Ed è un'altra storia, ed è possibile. Però in quel caso Zeus sta dentro al contesto, mentre invece ed è un agente. Invece in questo caso, se io dico è un evento naturale, è un evento esogeno, allora l'azione non ha una sorgente. Ancora una volta deve per forza avere una destinazione. Lo stesso vale per un'azione fatta da un agente su un artefatto o da un agente su un altro agente. Nel caso del rapporto fra agenti, rappresentiamo con le virgolette, sempre per una regola ancora non forzata, il fatto che questo è un atto comunicativo, solo perché poi alla fine diventa più facile la lettura. Quindi in questo caso l'agente A dice
Statement 3, agente B. Gli ultimi due elementi che servivano sono elementi per gestire la vita degli oggetti. Quindi dopo vediamo un attimo meglio, perché la dinamicità l'abbiamo introdotta un po' per adesso solo di sotterfugio, inserendo le azioni. L'altro elemento della dinamica sono la nascita e la morte, perché all'interno di una storia ci siamo trovati di fronte alla necessità di dover introdurre questi elementi, perché all'interno di una storia ci sono, siamo a Otello, eventi dove la morte di uno dei personaggi è parte della storia. Quindi è parte della storia il fatto che lui finisca. Poi ci sono anche nelle storie i fantasmi che ritornano, oppure quelli che vengono creduti morti. Quelli che vengono creduti morti ovviamente non, cioè, per noi significa che in quello che vedremo fra un attimo, che sono le scene, ci sono personaggi del cast che possono entrare o non entrare, e in una certa scena il fatto che un personaggio non entri non significa che è morto, è solo che non è rilevante nella narrazione in quella scena. Però invece in altri momenti la sua assenza o la sua uscita di scena, coi piedi davanti, si dice a Bologna, è la sua morte. Quindi se esce di scena coi piedi davanti è significativo, perché l'autore della storia vuole proprio dire quello, e quando una cosa è una novità oppure una fine, va segnalato. Quindi abbiamo introdotto la stellina, tipo il glitter di un oggetto nuovo appena fiammante, e la croce SIG per la creazione. Si vedrebbe la prima volta che l'oggetto entra nel narrativo, o si vedrebbe invece che c'è una nascita in qualche tipo? Dunque, per me si potrebbe in teoria immaginare un cast vuoto in scena 1, diagramma 1, il cast è vuoto, e quindi tutti i personaggi che entrano, viene detto, entra in scena X ed è la sua creazione come personaggio. Però mi sembra importante invece andare a focalizzarci su quando la nascita di qualcosa serve alla storia. È sempre un discorso un po' ai confini fra la lingua e il modello, no? Però secondo me, se l'autore deve dire anche solo un'attribuzione, cioè anche una self-attribution, cioè se X da un certo momento gli si accende la lampadina e comincia a pensare una cosa, sì, allora ci voglio dare questo. Invece se è chiaro che un personaggio, un membro del cast, che entra per la prima volta in scena 3, posso immaginare narrativi in cui per gli altri caratteri questo è un fatto veramente nuovo, e altri in cui è solo loro lo conoscevano già e lui entra in scena. Ma quando nel primo caso è una creazione, giusto? Ma nel secondo non è. Esatto, secondo me è così. Anche se non hanno già fatto riferimento a lui e così via, ma è ovvio che loro avevano un'attribuzione, un risultato che esiste. Esatto, io lo vedo così, ed è sempre, anche questo appunto dico, opinabile, cioè c'è da una parte la storia che io leggo e trovo che qualcuno, l'autore, ha avuto bisogno di dire che era una novità quella particolare cosa, e allora io questo underline lo vado a tradurre nel mettere l'elemento di creazione. Poi dico, in teoria si può anche immaginare una storia con il cast, cioè con la scena vuota e tutti entrano e per tutti è una novità. Ancora una volta, è sempre una delle difficoltà che abbiamo, questo è il fatto di poter immaginare, perché a parole posso riuscire facilissimamente a fare qualunque cosa, trovare un modello, però mi sembra che da questo punto di vista si possa... Se pensiamo così, quasi ogni scena deve essere caratterizzato da almeno una creazione o una generazione. Non so se mettere questo mezzo. Beh, ci sono le azioni, però. In una scena ci può essere due si parlano e si dicono cose. Però ecco, vabbè, questo era l'esempio di uno che comincia a pensare a una cosa o un prodotto che muore perché viene
smessa la sua produzione. Quindi io ricompensazione... Questo è quello che stavamo dicendo. Vai. No, vai. Non compensazione può fare che è evidente a agente B che agente A ha un'attribuzione. Mm-hmm. Ma questa attribuzione era già esistente e quindi il fatto che questa azione non crea un... Riflessivamente sì, perché riflessivamente B ha una nuova attribuzione di A, perché questo aspetto dell'attribuzione che a questo, quindi non sono sicuro che... No, cioè il problema è che, però come la vedo io, è che si potrebbe complicare il linguaggio, nel senso che questa cosa che tu stai dicendo, se la vedo con i diagrammi, dopo magari proviamo anche a fare il gioco di disegnarla, sarebbe una stellina che andrebbe messa non sull'attribuzione, ma su un nuovo legame tra sì. B verso la può essere attribuzione. Un legame o... Sì. Cioè può B essere, comincia può essere a... un legame con l'attribuzione o può essere anche un cambiamento, un'attribuzione che ti fa di A. Perché A è un tipo che ha questa attribuzione. Beh, quello sarebbe più semplice, no? Però pensavo... alla scena in cui ci sono due personaggi, A e B, e A dice a B, restiamo nell'hotel, no? Ci sono A e B, C e anche C. C è la moglie di B, e A va a dire a B un'attribuzione su sua moglie, cioè che se la fa con un altro. Questa è una scena classica da storia. E quindi no, il fatto che B da quella scena lì in poi comincia a avere il sospetto su C è fondamentale, tutta la storia sta lì, quindi capisco benissimo, solo che probabilmente io per rappresentarla senza dover arricchire troppo la grammatica metterei la nuova attribuzione fra B e C, non mi ricordo più come li ho chiamati, fra il marito e la moglie, lo andrei a mettere quello come un nuovo pensierino che nasce con la... E cioè, ci sono due cose che succedono nella scena. L'azione di A, la spia, che dice al marito, che spiffera al marito, vero o falso che sia, sospetto sulla moglie, e del marito che ha una nuova attribuzione sulla moglie che causerà la sua rovina. Cioè, penso che si riesca a rappresentare anche con gli elementi che abbiamo, e quindi io proverei, perché, lo dicevamo può, prima, si cioè... Si può, ma la mia domanda è più chiara che questo. Una scena logicamente deve comporta una trasformazione di qualche tipo. Sì. E una trasformazione nel linguaggio forse significa una creazione o una terminazione. Quindi questo significherebbe che ogni scena deve avere o una creazione o una... E sono tutti pensieri che ho già visitato. Mi sono detto che siccome abbiamo questo sabbia mobili del collegamento con il linguaggio, imporre troppe regole rischia. Quindi, quindi secondo me è una regola, la tratterei come una ipotesi. Sto cominciando a capire, quindi è più la regolarità di una regola. Se ci servirà, cioè adesso il problema è che noi questa cosa la stiamo facendo, la stiamo sperimentando per capire quali sono le, cosa genera l'uso di questo tool in questo caso nel nostro gruppo, come, e quindi se scopriamo che alla fine questa regolarità ci può servire come regola, la possiamo imporre nell'editor e andare a riscrivere le storie con questo sistema. Cioè, dicevo prima, l'attribuzione adesso, cioè la stellina la puoi mettere solo sugli oggetti e non sulle frecce. Il fatto che una nuova persona cominci a pensare qualcosa di qualcun altro è una freccia. Per me, dal punto di vista del software, basterebbe dire puoi mettere le frecce anche, e fare il software per mettere le stelline anche sulle frecce. Però il problema che ho non è tanto della parte implementativa, ma è che perché rimanga facile da leggere, non devono apparire costrutti strani tutte le volte che uno vede una scena. Quindi proverei a, secondo me, per gli esperimenti che stiamo facendo, si riesce abbastanza bene a mappare molte cose in questa maniera. Poi non necessariamente. Esiste sempre il linguaggio che salvagente. Vedremo.
Beh, sì, io penso che sia saggio fare così, cioè non chiudo, però abbiamo già fatto tantissimo in termini di formalizzazione dall'altra parte, perché è già l'esperimento è vedere se questa formalizzazione regge con un uso. Qui in questo diapo provavo a mettere in relazione le cose, quindi io vado a costruire i miei diagrammi e posso mettere anche più diagrammi in una stessa scena. Questo solo perché mi posso trovare nella necessità di rappresentare una situazione molto complicata e ho l'obiettivo di far stare tutto in uno schermo. Quindi quando più diagrammi stanno in una scena è solo una questione di point of view della stessa situazione statica. Se la situazione è molto complessa uso più diagrammi. Però invece quando passo da una scena all'altra lì intervengono gli elementi di dinamicità, che sono o le azioni o creazioni e terminazioni. Terminazioni rappresentano la fine di un oggetto nella scena in cui compare la X, la nascita fa partire la nascita dell'oggetto dalla scena in cui. Quindi gli oggetti che hanno la stellina o la X non potranno essere legalmente usati nelle scene precedenti o successive, insomma, per logica. Cioè, le cose che nascono in scena 3 sarà un errore, il programma impedirà di dragarle e metterle in scena 1. E questo è il vincolo che vorrei imporre. Cioè se tu mi dici che per la storia è significativo che Otello, il sospetto sulla moglie, ce l'ha, su Desdemona, ce l'ha solo in scena 3, non puoi prendere il sospetto su Desdemona e metterlo in scena 1, perché sennò c'è qualcosa che non quadra, quindi sarà impedito dal linguaggio, quindi quei due segni lì avranno un impatto anche nella scrittura. Le azioni invece per adesso sono libere, sono solo un modo di rappresentare una roba che poi alla fine soprattutto è testuale, perché cioè cosa significa che attaccata a un'azione, fra virgolette, ci scrivo Iago che dice a Otello tua moglie ti tradisce, cosa significa? Lo sa chi legge la storia, cioè non stiamo a scendere nell'analisi, quindi in realtà ci fermiamo a quel livello lì di modellazione. L'altra cosa appunto che ne consegue, però io sospenderei un attimo e vi farei vedere prima degli esempi, perché a questo punto, prima di andare oltre, sarebbe più carino provare a usare l'oggetto. Quindi adesso questa è la versione corrente su cui stiamo lavorando, per cui comincia a avere già il concetto, stiamo lavorando sul salvataggio e il caricamento dei diagrammi, scene, dell'architettura che abbiamo visto, quindi questa che è la versione che è diversa da quella che avevamo visto, è stato un mesetto fa, insomma, la riunione che abbiamo fatto, parte da una storia già piena, da un diagramma già pieno, adesso però facciamo che cancello un po' di cose. Sono molto orgoglioso di questa cancellazione intelligente, cioè che cancella su per la rete tutte le cose che non. Ok, quindi adesso ho un diagramma vuoto, non so cosa rappresentiamo, ma come al solito butto lì elementi e poi provo a dire che ci sono Antonio. È un agente, ne butto lì un altro e dico che è Bruno per fare ABC. Poi prendo, non so, questo e la chiamiamo Acme SPA. Ok, quindi adesso sto buttando nel diagramma agenti e due tipi, agenti che sono un gruppo e due personaggi. Adesso provo a dire, sono gli esempi che abbiamo già fatto anche l'altra volta, ma solo per partire, provo a dire che Antonio lavora per l'Acme e anche che Bruno lavora per l'Acme. Poiché, vado sempre sulle stesse cose, ma Antonio è il capo di Bruno.
mettiamo un artefatto, non so, prodotto X. Diciamo che esista un prodotto che la Acme S.p.A. produce, non ho ancora detto, diciamo che la Acme S.p.A. produce. Sto disegnando una scena, cioè ho messo dentro due personaggi, ho scritto le loro relazioni e le loro relazioni di gruppo e cosa fa il gruppo che produce un artefatto. Quindi questo è già un esempio di come una roba testuale si scrive anche in questo modo, ovviamente molto più allo scheletro, molto più sintetico, è che è proprio lo scopo di visualizzare questo elemento. Dopodiché, non so, possiamo adesso immaginarci le solite cose, quindi prendo, in questo caso prendo la destinazione, cioè a seconda della destinazione che scelgo, vedete che mi si abilitano i tasti, cioè se non scelgo niente, l'unica cosa che posso fare è mettere giù gli elementi gialli, che sono quelli statici strutturali, cioè agenti e artefatti, che possono esistere solo perché ci sono. Invece se prendo un agente mi si aprono un sacco di possibilità che sono tutti gli oggetti del linguaggio che possono avere come target l'agente, quindi ci possono essere attribuzioni su di lui, autoattribuzioni, può subire azioni, può nascere e può morire. Adesso qui per esempio rimaniamo sul fatto che lo stesso vale anche per un artefatto. Però l'unica cosa che l'artefatto non può fare è avere un'autoattribuzione, perché se no sarebbe un agente. Cioè, nel senso che è una cosa e quindi non può avere un'autoattribuzione. Se metto un'attribuzione, devo dire, adesso supponiamo che il prodotto X non è più vendibile. E quindi supponiamo innanzitutto questa è un'attribuzione sul prodotto X che non è più vendibile, però possiamo anche invece che lasciarla nel vuoto dire che è Antonio che pensa questa cosa, quindi se collego l'agente con l'attribuzione dico che Antonio, che è il capo di Bruno dentro l'Acme che produce il prodotto X, Antonio pensa che il prodotto X non sia più vendibile. Adesso qui, come al solito, basta creare un po' di tensione, cioè diciamo che ci sia una cosa contrapposta, quindi pensa che è validissimo, che Bruno invece pensi che il prodotto sia validissimo, e poi cominciamo a mettere, e fin qua ancora, ecco, cioè, allora, i primi elementi hanno descritto una struttura, con queste attribuzioni stiamo cominciando a mettere in campo delle tensioni e delle forze implicite, perché se i due non si conoscessero, però l'insieme delle frecce ci dice il significato, non le frecce, il significato ci dice che è probabile che i due non andranno d'accordo se succede qualcosa. La cosa la facciamo succedere se diciamo che un'azione che parte dall'azienda arriva su Antonio e quindi richiede di di smettere, cioè l'azienda richiede ad Antonio di dismettere X, quindi non ho ancora detto chi, questa è un'azione, ci metto una sorgente, quindi l'azienda chiede ad Antonio di dismettere il prodotto X e quindi adesso qualcosa dovrà succedere. Se volevo mettere qui della dinamicità anche, cioè qui effettivamente potrebbe esserci già. Se è la prima scena, secondo me, può essere anche solo la descrizione dello stato di fatto. Però potrebbe essere anche che il fatto che non è più vendibile è un'idea nuova per Antonio. E allora, per esempio, posso metterci una stellina e scrivere che comincia a credere che... Quindi, adesso lo metto un po' in ordine dal punto di vista geometrico. Questo significa che Antonio in questa scena comincia a credere che il prodotto X non sia più vendibile. Perché invece è legato a Antonio? Per me è legato all'attribuzione. Perché non è Antonio che nasce, è l'idea che il prodotto sia da sospendere. Forse intendiamo cose diverse. Perché questo è stato solo l'attribuzione di Antonio. Sì.
L'azione significa che probabilmente è anche la funzione di acqua. potremmo, allora, adesso vediamo un'altra bellissima funzione che è quella di editare, e quindi invece che richiede di dismettere, diciamo, richiede il plan su X. Cioè, invece che, è vero, la storia stava cominciando a funzionare male, così funziona meglio. Mettiamo solo come elemento il fatto che l'azienda chiede ad Antonio di fare una valutazione. Antonio ha cominciato a credere che... Lui comincia a pensare, e la prima cosa che non... Ecco, ci manca ancora forse una freccia, che io metterei per fare la storia più chiarina, che Bruno sia il product manager del prodotto, cioè, se no non si capisce a che titolo... cioè, se questo è un dipendente ma si occupa di altro, non c'è ancora tensione. Ecco, adesso c'è tensione, quindi questo sarebbe un esempio di come scrivere un diagramma. E ovviamente adesso io mi sono divertito a inventarlo a partire da zero, però quello che deve succedere può essere principalmente un'altra cosa, ma non è detto che la storia in sé non possa essere pensata così. La storia non è ancora una storia, questo è, arrivo subito, è un diagramma dentro una scena. Poi ci sarebbe, cioè, poi bisogna vedere come va avanti, però si capisce che si può rappresentare la situazione. Vai, scusa. No, beh, ho capito, cioè, questo è un diagramma di una scena, cioè una fotografia statica. Esatto, e ci potrebbero essere altri diagrammi della stessa scena. Sì, no, cioè, volevo chiedere come pensavi di introdurre il fattore di scorrere del tempo. Cioè, quelli che sono gli elementi dinamici, al momento che abbiamo pensato come farli, non so se qualcuno conosce l'UML, ma è evidente che ci sono abbastanza legami in quello che stiamo facendo, ci stiamo ispirando ad altri linguaggi visivi, grafici, non è che stiamo inventando. In UML la parte statica e dinamica sono nettamente divisi. La parte statica si fa con dei diagrammi, poi c'è un altro tipo di diagrammi per fare la parte dinamica. Ma però siamo un altro scenario. Sì, no, però poteva esistere, se torno alla presentazione, una roba per cui ci sono tutte le scene statiche senza azioni, senza nascite e morti, e poi ci sono altri diagrammi che magari sono obbligati dal sistema, in cui l'utente è obbligato dal sistema a usare gli stessi elementi che ha già definito dall'altra parte, cioè non sono diagrammi liberi, però dove io vado a prendere Antonio e la Acme e scrivo in una specie di flowchart cosa succede una cosa dopo l'altra, cioè il dinamismo, la dinamicità è rappresentata in altri tipi di diagrammi. Quando ci siamo trovati di fronte a questa alternativa, abbiamo detto, però poi diventa inusabile. Cioè, ve l'immaginate un cantastorie che deve raccontare una storia, o una storia a fumetti che è fatta di tanti frame, anche lì, di tante scene, che sono solo statiche e poi le azioni. Invece, come si è risolto in quelle altre forme lì di rappresentazione a cui mi sento vicino? Cioè, nei quadri del cantastorie o nella storia a fumetti ci sono le azioni dentro a una scena che hanno un evidente dinamismo, cioè quello con la scure che sta dietro l'angolo, che sta aspettando, o che sia la scure che si sta già muovendo, o il pianoforte che sta cadendo dal settimo piano, tu lo vedi e vedi come è andata a finire nella scena dopo. Cioè, se dentro a una scena che è statica introduci degli elementi in movimento, il nostro cervello fa il resto del lavoro a immaginarsi che quella scena lì sta, in base alle leggi della fisica e tutto il resto, sta andando a finire in uno scenario anche con molti stereotipi, no? Il pianoforte è uno stereotipo, ovviamente, e tu vuoi vedere questa volta la infinita storia del pianoforte che casca in testa a George Clooney o chi ci vogliamo mettere sotto, stavolta come avrà fatto lo sceneggiatore a far finire la storia in modo diverso. Forse sarebbe divertente. Don Martin l'avrebbe fatto cascare direttamente su. Quello che è ovvio è che questa è una rappresentazione di un'azione che ha creato due azioni. Primo azione era quello, e secondo è la nascita. Quindi, se questo fa parte di una storia, deve essere una scena, non necessariamente la prossima, ma deve essere una scena successivamente in tempo in cui questa tensione o cresce o è risolto.
quindi, quindi, ma quella scena anche sarà una scena in cui c'è un'azione, e quindi l'idea di avere un narrativo come in successione di scene, quello che è possibile è insistere che deve essere scena 2. Quattro slides così, un, due, tre, quattro, è una narrazione. Sì, ma ci sono altri, per esempio, possiamo immaginare che c'è un altro sottoplot. Possiamo avere questa scena anche, e non necessariamente c'è un... Ci sono quello che possiamo chiamare relazioni di tempo necessarie. E ci sono relazioni di tempo che sono artistici, che tocca a canta storica a decidere. E questo è questo è già dentro, penso, quello che Mauro ha fatto, non mi vedo. Ma ci sono ci saranno frecce tra una scena e un'altra, che è la freccia del tempo. Sì, perché dico solo esatto, c'è il tempo, perché una narrazione senza tempo non esiste. No. E quindi lui sta dicendo che le scene fanno parte. No. Poi sull'aspetto artistico ci sono tante cose, perché primo problemino, primissimo, ci si apposta, ce ne sono infiniti, uno può fare anche solo una narrazione attraverso flashback, cioè può essere un espediente del narratore usare inversione del tempo, eccetera. Lì allora cosa facciamo? Secondo me la struttura narrativa, poi non so se regge in tutti i sensi a questa affermazione, però può essere quella che uno si fa in testa dopo aver letto una storia fatta per flashback, in realtà quella con la storia dritta, quella con la storia dritta, perché poi guardate gli esercizi di stile che giustamente Paolo ha citato in una delle prime riunioni, no? Cioè anche la storia più stupida la posso scrivere in 100 modi diversi. E quindi il modo non deve essere parte del nostro... Non entriamo. E quando faremo la storia dell'autobus S con questo diagramma, avremo fatto il 101° modo di chi no. Ok? Non so, l'ordine, la presidenza metta in ordine gli interventi. No, a proposito di quello del movimento, di vista del tempo, però partendo da uno schema così, non rimane un po' inespressivo invece anche la forma del passaggio del tempo, nel senso molto spesso ultimamente si usa molto il racconto delle storie video, no, disegnandole a mano, no, nel corpo, anche okay. Molte spiegazioni in cui anche l'immagine, che non è una stampazione degli schemi, porta un'informazione in più nella storia, nella narrazione, dal momento T al momento T4, T10, quando la storia finisce. Invece partendo con lo strumento web, immagino, non lo conosco come funziona, però lo stiamo facendo, quindi molto utilizzato, si perde un elemento di narrazione che è anche la caratterizzazione della storia dall'immagine. Sì, non so se questo stiamo guardando uno strumento che disegna i singoli frame di un corpo. Una visione molto informatica questa. Certo. Molto, molto forte nella scienza e poesia, esatto, nel senso, però no, abbiamo scelto una via di mezzo. Penso alla narrazione, penso che probabilmente nel senso, perfetto, perché questo è chiaro, è leggibile, è uno schema. Io che leggo da fuori, che magari non conosco le storie, mi dà un'informazione di contenuto anche la forma. C'è un'idea, questo quello che mi interessa, c'è un'idea di come poter dare forma a un contenuto, scusate, il contenuto a una forma estetica che possa dare un valore aggiunto. Tra quanto può incidere sulla narrazione? Noi dicevamo stamattina questo sforzo, stiamo facendo questo sforzo per vedere se riusciamo a trovare degli elementi stilizzati sui quali riuscire a lavorare. L'accettare uno strumento in progetto per la costruzione del vostro progetto è la stessa cosa di accettare l'indicatore quantitativo. Sono l'infiltrato, vi confesso. No, sì, insomma,
Allora, io vedo per questa cosa qui che funziona benissimo, come con tutte le limitazioni del caso, quando si tratta di storie già scritte, come può essere un poema, come può essere. Quindi io introduco un'azione e come diceva giustamente Debbie, dopo in qualche modo questa ve la risolve in qualche modo. Ma se noi abbiamo a che fare con sistemi in evoluzione, con il sistema sociale, sono sistemi open-ended, non c'è una fine della storia. E quindi come posso riuscire a interagire col sistema per cui io metto un'azione a un certo punto, ma non so se questa sarà risolta nel futuro, ma allo stesso tempo nel futuro potrebbero risolversi azioni che io non ho inserito in passato. È un po' quello, è lo scopo finale di tutto il lavoro, cioè l'idea sarebbe, provo a immaginarmela con un esempio molto semplice, sempre prendendo da quelli che sono stati il nostro percorso di analisi su questa roba qui. Eravamo partiti, ho buttato lì sul tavolo una storia semplicissima, per quanto bellissima, Esopo, la tartaruga e la lepre. La lepre e la tartaruga di Esopo, è una favola, partiti da lì perché erano due personaggi, un artefatto, se vogliamo, che è il premio, la vincita, la vittoria della corsa, cioè competizione, e quello che sta vincendo che dorme sugli allori, perché è tutta lì, no? A parte che riflettendoci poi ci siamo anche domandati se vogliamo estrarre proprio il pattern, perché poi una doveva essere una tartaruga e un'altra la lepre, cioè il fatto serve solo a creare l'aspettativa nell'ascoltatore di sapere chi è il vincente o il perdente, però e quindi da rendere ancora più paradossale che la tartaruga così lenta alla fine vince perché la lepre dorme sugli allori, però probabilmente potevano essere anche due lepri, perché l'errore della lepre è di dormire sugli allori, non importa chi è il concorrente. Per dire una stupidaggine, però a furia di lavorare sugli schemini siamo cominciati a domandare, però siamo partiti da quella cosa lì e dicevamo, ecco, se io ti racconto la lepre e la tartaruga, parlo di personaggi immaginari, però se comincio a dire che Bersani ha detto qualcuno profeticamente, perché non erano ancora state fatte le elezioni, si sta comportando come la lepre dorme sugli allori, complimenti a chi ha fatto la previsione, io sto facendo un mapping, ed è nato per caso qui. Anche per immaginare, e un grillo persone come tartaruga è difficile. Io ho detto prima che non era necessario che la tartaruga fosse una tartaruga, quindi la storia funziona lo stesso. Comunque, questo dialogo è interessantissimo, cioè è un esempio molto banale, però io ho una storia che ha una struttura narrativa e che è una storia fictionary, con lepre e tartaruga che non vogliono dire niente. Io faccio un mapping e dico, Bersani si sta comportando, mettiamo che come quando è successo questa discussione, siamo ancora in campagna elettorale, adesso potrei fare il mapping fino alla fine, no? Ma uno dice, secondo me Bersani si sta comportando come la lepre. E questo è un mapping proposto a metà storia, perché poteva succedere tutto. Se questo che dicevamo noi l'avessimo detto a Bersani, avrebbe fatto un'altra campagna elettorale, sarebbe anche andata a finire in un altro modo, non credo proprio. Comunque era solo per dire che il mapping anche parziale di una storia fictionary su una realtà è già una proposta che uno degli interlocutori nel dialogo sta facendo, e in questo chi l'ha detto dovrebbe secondo me motivarlo, perché Bersani è come la lepre, perché non ha fatto abbastanza comizi, perché non ha preso posizione sul punto X o Y, e questo è provato da quello che ha detto quando era a Ballarò alla Riva. Cioè se io attaccassi tutto questo a dei media potrei avere questo mapping scritto in una forma strutturata e soggetto anche a qualche sistema di deliberation, dove altri possono guardare questa cosa e dire sì, è credibile, il 99% di quelli che l'hanno guardato ci crede al mapping della lepre e la tartaruga su Bersani e Berlusconi. E quindi questa cosa potrebbe essere soggetta a un'analisi quantitativa. Cioè, supponiamo che potessimo avere i mezzi per buttare su internet dei meme di storie che creiamo anche random per stare e vedere quali sono, soprattutto dei meme di mapping di storie su situazioni reali, e che la gente avesse voglia di risponderci votando
ci credo o non ci credo, lì avremo una roba che si mappa sulle vostre strutture. Prego, scusa. Voglio rispondere, faccio in inglese questa cosa. Voglio rispondere alla tua domanda in modo diverso, e non è incoerente con quello di Mauro, ma è un po' staccato da questo strumento. È il motivo per cui non volevamo ricominciare non so the reason why we wanted a tool like this in the first place is exactly because of the existential situation we described, namely when you're in the middle of something you don't know what's going to happen. That's a fact. And that's the fact that theorizing about that will introduce this idea of ontological uncertainty. Not only don't know what's going to happen, because as the specialists in decision making tell us, because there's a set of options that you've identified and they each have a different probability for you, it's much worse than that. It's because you don't even know who or what or how or with respect to what kind of thinking is going to come in and change the situation. So we ask the question, in that circumstance, how do people actually behave? We say the model of behavior by predicting the future consequences of your actions and then picking the one that gives you the highest maximum, the highest expected utility, must be wrong. And why must it be wrong? It must be wrong because we can't forecast the consequences. So how do people in that situation? And the answer that we provide to that is people get the courage to act in the face of ontological uncertainty because they tell themselves stories of what's going on and which stories that they know about. How do they know these stories? They know these stories because they live in a particular narrative community in which, in fact, that's what we do all the time. We tell each other stories, we tell ourselves stories that make sense out of what is a chronicle. A chronicle is just a collection of things that have happened to you in the past. But that doesn't say anything. It doesn't give you, it certainly puts a lot of constraints on what you have in the future, but not in any way that you can really think much about. A story makes sense at a certain element of that chronicle. It says others don't count for anything. But to be a story, it has to have an arc to it. That is, an arc which takes you from the beginning to the end. And what the claim is, and this is an arguable claim, but the claim that I make is that in any given narrative community, there are just so many narrative structures, narrative types floating around that connect beginnings with ends. And virtually all the stories you'll know about in that narrative community belong to one or another of those narrative types. And that's what makes it possible to construct a story in which you don't know exactly how things are going to turn out, but the narrative structure will tell you, of course you don't actually look up and say narrative structure, you say, oh, this happened, I remember, that reminds me of this, that reminds me of this other thing. And that gets you into a story. And in that story, you identify with one of the characters, and you're placing others in the position of being other characters in that story. And if that's the story that's being told, that's the story that's being enacted, then the outcome is good for you. And if that's the way it looks to you, then you have the courage to act, because you're getting towards the outcome of that story, even though you're not pushing things, you don't know exactly how it's going to get there, but you know that your character, that kind of narrative structure, all the stories that instantiate that narrative structure, that lets you abstract to that narrative structure or abduct to it, will carry you to a good end, and that gives you the confidence to act. That's the idea. And so with that idea, there's three really different kinds of entities. There's the narratives, the stories you know about that already have finished. So you know
how the beginning and the end connect. And when you have characters of this type, and they're in this kind of situation, this character generally ends up getting what he wants, something like that. Because there are lots of stories of Little Witch. Those stories get adapted up to a level that you're not conscious of, which is narrative structure. It says all these stories are really the same kind of thing. And I'm in one of those stories now. A Silicon Valley success story compared to a motor that industrial district success story are two completely different things. Just two different narrative types, narrative structures. People in motor don't act like Silicon Valley entrepreneurs. They're absolutely incapable. Their narrative community would never permit them act in that way. Just as a Silicon Valley guy would never act like a motor entrepreneur acts. And that's, again, because of the narrative structures available. I mean, there's historical reasons why some structures are available and not others. It's not all just built up out of stories. But what it means is when you're acting, you're enacting a story. Now, what it doesn't mean and can never mean is that the story you're enacting as you see it will actually follow the narrative structure that led you to make that narrative in the day. The world, unfortunately, has its own way of dealing with ontological uncertainty, which is kind of hitting you in the face and giving you rewards that you never dreamed about, etc. So these are only, how would you say, parts of the process whereby people act. But if you got a whole bunch of people together, and somehow or other they all share the same story and the same alignment of roles, and they were pretty much all the actors that counted, then the possibility of coherent collective action emerges. Because I do what I do because that's what my character does in that situation, and that leads me to the expectations of how you'll respond, and since you are the character that you've assigned yourself, the character I've assigned you, etc., then what actually happens in the world will cohere with the narrative structure that you provide. And that's the possibility, that gives the possibility of empathetic understanding to construct shared narratives which are enacted in such a way that things come out more or less coherently with the story that's being enacted. There's always going to be surprises. Stories don't, the plot just tells you the kind of ending, the connection between beginning and ending is not deterministic, but it is of type deterministic, even though there could be a lot of stuff. It's like a Brownian bridge, it's tied down here and tied down there. Fluctuations are random, but you know you're going to end up someplace with it or not. And so this tool is designed to get people to express the way in which they see the chronicle that they're engaging in as a story. And as a result, have that story suggests future actions to them. And so for one individual, the advantage of this is to make narratively coherent what he's doing. For a group of individuals using a tool like this, it's to create the possibility for what we might call empathetic, shared narratives that generate coordinated action. And that's why your question is perfectly justified, but his answer to that is that's why he's doing this. Yeah, is what we are trying to do. Nel senso che ovviamente adesso siamo a uno stadio dello sviluppo. E per concludere, poi per non fare, visto che c'è anche un blackout in arrivo, vi mostrerei rapidamente due esempi. Poi volevo parlarvi però un attimo delle prospettive di lavoro su cui stiamo lavorando. Quindi due esempi sono: uno, un lavoro che abbiamo fatto insieme a Stefania e Valentina su una storia reale presa da un caso, da uno studio dal campo,
per cui esistevano. Quindi questa era la storia, appunto, che loro hanno raccolto nel lavoro di indagine, trascritto in parte all'interno del database, cioè creando all'interno del database i corrispondenti elementi, cioè gli agenti, che sono ovviamente appunto referenziati rispetto anche a dei documenti, a della documentazione, e poi avevano in mente questa storia, non che se la sono inventata, ma che è narrata all'interno dei documenti. Abbiamo fatto un gioco per cercare anche questo, poi appunto dal punto di vista della scrittura narrativa e creativa, di stringere, quindi cioè il gioco era su Skype, dovete farmi una sceneggiatura, cioè scrivermi la storia in sei scene, non più di sei scene, non più di cinque righe l'una, no? Perché sennò se le lasciamo andare loro mi scrivevano. E adesso poi arriveremo a fare come gli sceneggiatori veri, a fare gli one-liner, perché poi in realtà il vero gioco dello sceneggiatore è scrivere tutto in una riga. Perché se una storia non regge quando la racconti in una riga, allora non è una storia valida. Comunque, siccome qua non dobbiamo andare all'Oscar, neanche alle nomination, ci bastavano sei scene. E quindi è stato questo che è il documento che hanno prodotto, che abbiamo fatto insieme, è un plot. Il plot poi è stato analizzato e quindi abbiamo insieme evidenziato quelli che erano in questo plot agenti, che sono quelli in giallo, gli artefatti, poi qui si aprono ovviamente tutta una serie di problemi interpretativi. In questa storia le città erano artefatti, di fatto, perché non ce n'è una. È il centro di tecnologia, quindi è ovvio. E le città è un artefatto. E poi ci sono le attribuzioni, che qui sono in azzurro. Poi siamo andati avanti, ma siamo passati anche direttamente alla rappresentazione che vediamo qui. E quindi la stessa storia è stata scritta con una serie di diagrammi, ancora non abbiamo il salvataggio sul database, quindi li abbiamo salvati con degli snapshot, e quindi qui c'è Mario che nasce e vive a San Lorenzello, che è un piccolo paese del sud, lo è un'attribuzione coram populi, lui pensa che il paese gli sta un po' stretto e lo lascia per andare a studiare a Roma. È una storia molto semplice, fine della prima scena. Lui è Mario, no? Lui conosce Mario. No, dico no, perché se poi se c'era Mario in sala me lo dovete dire. Dopodiché qui ci sono appunto Mario nella scena 2, e quindi tornando al discorso della come funziona il racconto. Ovviamente il nostro obiettivo, se volevamo fare uno storyboard di quelli che fa un fumettista, quei disegni facevamo, cioè non stavamo inventando niente, dovevamo trovare solo un bravo fumettista, io non servivo, prendevate un fumettista e gli facevate fare gli storyboard. Cioè il tentativo di usare quella metafora lì della successione dei frame per andare a scrivere una roba che speriamo poi ci porti a delle descrizioni strutturate, che speriamo ci portino a delle analisi o quantomeno un modo di collaborazione del gruppo più mirato a una parte strutturata e forse quantitativa. Scena 2, Mario vive e studia a Roma. Nella città sono attivi un gruppo che è una comunità di architetti, qui poteva essere anche un agente individuale, perché in effetti il fatto che sia un gruppo non viene utilizzato. Quindi è stato scritto così, poi si può discutere. Anche lui entra in contatto con, si potrebbe diventa un membro di e nella scena dopo potrebbe essere collegato, quindi a questo gruppo è attribuito il fatto di avere una visione interdisciplinare, lui entra in contatto col gruppo, finisce l'università e va all'estero, perché in questa scena, seconda fase della sua vita, matura la convinzione che vuole allargare la sua visione, quindi una sua propria autoattribuzione. Nella scena 3 Mario si trasferisce a Berlino, anche Antonella si trasferisce a Berlino, che Antonella è la moglie di Mario ed è nata a San Lorenzello, anche lei. Mario sviluppa una... Exactly the situation was at before. She's not creative.
she just wasn't around the story. Exactly. This group too, Studio Rob Krier, is not important that if it was founded in these years, it could be important to say that starts from this scene, but otherwise it is there, it's in the world, and you take it. It's not connected with the story. No, it's where it came from. It is. Okay, comunque, adesso, cioè, qui la storia prosegue fino al contatto, adesso per brevità non vi sto a mostrare tutti i quadri, però alla fine procede fino alla... No, ma cioè, non volevo... No, cioè, se volete, volentieri, possiamo vederla passo passo. Cioè, se volete, possiamo vederla passo passo. Io adesso stavo saltando, ho fatto un fast forward per andare alla scena, cioè per dire che, per darvi un'idea quantitativa, la scena con questo continua fino a scena 7, fino a scena 7, dove interviene il personaggio, l'Armageddon, che è Paolo Gurisatti, che è Green Communities, ok? Allora, sono stato creato. Ecco appunto l'altra scena che volevo mostrarvi, ma solo per mostrarvi i giochi, era quello di provare a scrivere, ma solo anche qua due quadri per assaggio. No, allora, qual è? Aspetta, questa qui. No, ma hai ragione. Siamo in mezzo, scusa, adesso voi dovete tirare fuori, grazie a questi strumenti che ci daremo. La storia conclude, ma non finisce se non lascia qualcosa. Hai ragione, infatti questo è uno dei problemi che abbiamo affrontato nelle prime cose, nei primi tentativi di raccontarci delle storie. Una delle critiche che io facevo a loro, questa non è una storia perché non succede un tappo. Cioè, la storia deve succedere qualcosa, ci deve essere per chi la percepisce un outcome per cui uno dice, ho capito. Ma certo, ma questo sta, è proprio questo, il problema è andare a tendere verso storie più semplici e più paradigmatiche. Cioè, la soluzione probabilmente è che queste storie sono già dei primi tentativi di estrarre delle storie da delle cronache. Quando tu per scrivere una storia parti dalla realtà e vai all'insù, e probabilmente c'è un primo lavoro di sgrossatura e selezione per trovare dentro una storia che molto probabilmente è anche troppo grande, quali sono gli elementi, appunto, Esopo, due personaggi, un artefatto, è già fatta la storia, dove succede tutto, cioè due scene e succede tutto. Bisognerebbe riuscire a trovare probabilmente delle storie, io le chiamo emblematiche o paradigmatiche. Cioè, un esempio che ho in mente è questo. Si va ad analizzare il lavoro, cioè provando a calarlo di fantasia su una... Loro fanno uno studio sulle comunità. Nello studio emerge che nei gruppi delle comunità ci sono certi trend. Avevamo parlato, non so, dimensione del gruppo, di persone che collabora per fare, non lo so, i progetti ecologici, che a un certo punto, quando diventa oltre una certa soglia critica, cessa di funzionare bene, nascono problemi interni al gruppo, e quindi una strategia può essere di avere una regola, che applicano, la potremmo chiamare la storia dei Boy Scout, che hanno una regola strutturata che quando il gruppo è di più di 6 se ne devono fare 2 da 3. Per esempio, questa potrebbe essere una cosa che uno racconta con una storia, la estrae da un caso reale, una storia semplicissima, sulle dinamiche, e questa storia raccontata a un altro gruppo che a Barcellona sta facendo degli esperimenti sugli orti in terrazza, però diventa utile all'altro gruppo, perché se ci crede decide di applicare delle regole ferree anche lui. Questo cioè è un esempio di un'idea di storie che potrebbero essere riciclate. There is a narrative structure. It's just that the narrative structure that allows that narrative to be told is based on an idea
that collective action is possible, has to be generated. Collective action is possible. The image is collective action is possible when you have people that are tied to a territory, who know one another, who have an ambition to generate some change in their communities, and they do it via a process of collective action. That's the basic narrative structure. And that's why they pick out the elements that they pick out and not others. I mean, so they're telling Mario's story about how he gets to the point of becoming the leader, the convener of such a group. He is a convener of such a group. There's no ending yet because we have no idea if this group will just fizzle or not fizzle. You know, if they go away or not. That's why we're stopped there in that part, and they're telling the story. But the image, the narrative structure, sorry, that underlies it, is one which you could say is, you know, I said before that basically they get abducted from stories that are told in our society. This one may be one that's simply, I think it is abducted in some sense, but it's also one which is based on an ideology that that we're just getting towards, really, of what participatory democracy really means, as opposed to strong representative democracy. So the narrative, the underlying narrative structure, is one of local participatory democracy generating joint action on the part of lots of people in the community to change the way that community lives its collective life. Right? That's it. And that's why the particular events involved are important, and it's also why it really matters to Skywalker Berlin, because nothing can happen that's just local. It's also part of that narrative structure. Somehow or other, things have to come from outside, or nothing will change. So all those things are related. And another thing was that we were thinking about the narrative structures about creation. And Mario is one example of a kind of the kind of person that is to go away from his own town. And then come back. And then come back. But the point is, what would be the sense of coming back? There wouldn't be a sense of coming back. No, a volte il significato di questa volata da una serie di storie. It could be in principle, and there actually are stories about that. In this case, I think it's much more, it's an ideology. I think in this case, the narrative structure is really determined by an ideology that grew up around, and it's very interesting. No, but the ideology implies narratives. And particularly this ideology implies narratives. And what's really interesting is, when Green Communities got started, there was another basic narrative structure going around that was underlying it, which we detected through this kind of narrative analysis, and that is not the story of participatory democracy and recruiting a people from the territory to want to collectively change the way the territory comports itself on the basis of things that they've taken from outside. That's this one. No. What Paolo and his group were originally doing, the basic narrative structure, came from an ideology of technique, which is much more part of the innovation society. And what we found is, we heard him and the others telling that the others don't even view it, and we heard the people from Rome and the scientific community telling the stories over and over again. It was a strange pattern to what they were telling us, which was, in the end, once we get this set of guidelines finished, we're done. Here you later, it's the magic artifact story. And the magic artifact story is exactly the story of Monte and his coming to save Italy. I mean, that story is based on this. Don't put your arms out like that, because Monty is not the crucified, he's the crucifier. But in any event, there are alternative narrative structures which are also ideology based. Now, if you ask somebody who believes in that particular ideology of the Monty ideology, that a
technical solution of guidelines will be what will allow people to pull themselves up by the bootstraps, but really it's only the local leaders who will make changes based on these new guidelines, which they in their ignorance didn't know about, but they now learn. And those local leaders will agree about the transformation. That's a completely different narrative structure. Both those narrative structures are based on ideology. This one, there are many stories that people in that narrative community do tell as great success stories that people from this community would see not as success stories at all. I mean, everything the World Bank has done, IMF. Those are success stories according to this narrative structure. According to this other narrative structure, generally you look at other elements in the chronicle, you reshape the story and you say, those are not success stories. Whether this alternative ideology has a lot of success stories or not is another issue. But there are many people who think it does and would point to some of those success stories as examples. Chiaro quanti sono i questo non voglio, non ho corretto troppo, anche se l'ho fatto, ma questo è essenziale per capire cosa è il narrative structure e la relazione con il narrativo e la relazione con questo, come si dice, enactment, abbiamo deciso. Il perso. No, sarebbe non è impersonare forse. È difficile dire agire secondo la sceneggiatura, è partecipare come attore alla storia. Quindi impersonare forse. Interesse dalla narrazione all'azione. Aspetta un attimo, provo un secondo a vedere, perché mi sembra molto interessante lo spunto di prima. Ma ripeto un paio di robe che condivido. Quando dicevi, per esempio, bisognerebbe prendere più storie. Anche il lavoro che abbiamo fatto sulla storia di Mario è stato già fatto in parte a parole, ma poi scegliendo la storia di Mario come la storia più interessante, più significativa di una metastoria che poi noi in fondo avevamo pensato già, cioè quella dell'emigrazione col ritorno e una riqualificazione del territorio grazie alle esperienze fatte esternamente. È stata presa la storia di Mario, è già stato un primo parto farla in un plot e metterla dentro a una struttura narrativa. Bisognerebbe fare anche la storia di altri che hanno storie simili. Sì, no, ma supponiamo di rimanere sulla questione, sulla quello che volevamo rappresentare con la storia di Mario. Si possono fare o rappresentazioni di altre storie di persone reali che hanno storie di emigrazione e rientro con successo. Sì, un'altra riunione, Paolo, che bene. Ci scusiamo, ma alle 12:30 avevamo fatto questa riunione e pensavo che fosse tutto finito. Ma non dobbiamo finire. Sì, ma poverino anche tu, anche della data di tutto il giorno. No, adesso vorrei concludere, mi sembra molto interessante lo spunto da condividere, perché secondo me riguarda il lavoro che dovremmo proprio fare. Allora io, insomma, comunque ci scusate, ma avevamo nulla, grazie. Un'altra riunione. Ma dicevo, come si potrebbe lavorarci sopra? L'idea, lo spunto è ottimo, cioè fare altre storie, scriverla in forma di plot e scriverla attraverso una struttura narrativa, però poi, oppure anche solo su questa storia, lavorare a fare quello che gli sceneggiatori chiamano asciugarla, cioè cominciare a ragionarci sopra e dire, ma che ce ne frega, che cioè, è significativo per quello che stiamo osservando che sia stato sia a Roma che a Berlino, o bastava dire che era stato all'estero o che era stato fuori dalla... Cioè, secondo me si dovrebbe arrivare da una storia di 8 scene, forse, a un core di quello che stiamo dicendo, che magari sono 2 scene o 3, cioè... Poi magari diventa la storia del Conte di Montecristo, no? Cioè se ne va, ritorna e si vendica. Però
che poi non è così. Adesso io tutte le storie più belle e più grandi le racconto come se fossero delle stupidaggini, non è così, però dico, magari si scopre, è probabile che le storie siano già state dette, eh? Cioè che il cuore dinamico di una storia sia qualcosa che è già stato detto, però questo sarebbe il lavoro da fare, perché secondo me se si arriva a trovare la storia, il paradigma della storia, dopo con un personaggio che non si chiamerà Mario, ma si chiamerà un nome di fantasia, questo potrebbe essere la storia che viene raccontata come struttura narrativa e, scusa, è rimappata su tante storie reali. Perché l'altra cosa che vorrei affrontare, che non abbiamo ancora visto, che è questo concetto del mapping, che sta diventando importante anche nelle discussioni con Ian e ieri sulla rete abbiamo discusso a lungo, ma io sono già una settimana che faccio delle Skype call. Lui dice qualcosa? Sì. Ah, no, secondo me molte delle cose che ha detto io le condivido. Però ci sono due o tre punti di visione che sono importanti adesso. Questa cosa del mapping è una di queste, cioè il fatto che non si esaurisca nel raccontare una storia, cioè il fatto di raccontare una storia nel nostro contesto, secondo me, serve per arrivare a trovare la meta storia, cioè a trovare una storia, perché poi anche loro, anche gli olandesi parlandone, credo che sia stata Marlì che ha parlato delle seducing story about the future. Perfetto, è quello che sto cercando. Tu non ti piacerà? Non ti piace cosa la parola? Però io l'ho trovata centrata, perché comunque significava quello che, cioè voglio dire, il fatto di raccontare storie a un gruppo sperando che poi le condividano, cioè che le trovino credibili, perché poi tu puoi raccontare una storia, il fatto che io la enacti dopo dipende da quanto io la trovo credibile, ma estrarre la storia spendibile perché è credibile è una parte della ricerca. This part of the conversation is getting, I mean, I subscribe to almost everything that Val is saying now. And I very much take to heart your question. It's, we're getting to the very complex part of what's going on. What's going on? And Mauro, in the bit of dialogue that is going on between me and Mauro is sticking closer to his job, that is, what is this tool that he's designed. And I am trying to stick, I'm trying to take us to what we're doing it for, what it's about, what the context. This business of trying to find the abstract narrative structure, I think is absolutely right. And this is a very good picture. They're all the same prop in this famous study of folk tales. Decided there's one folk tale, there's one narrative structure with that. But what we face is a bunch of people who were involved in one way or another in a project. That's our problem. Project. We want a bunch of people. And when we talk to the people about the project, what we get from them is not even a story. What we get is kind of a chronicle. I mean, we get, because some of the participants don't even have a story of what's going on. They haven't thought about that. Oh yeah, I went to this meeting and that meeting and that meeting, but I don't even, you know, I don't even think green communities mean much to me. What we're trying to do is take from the various sources that we have, which is an evaluation, elements that will allow us to elicit from them stories. So when they begin talking to us in a rather, and so details like, I went to Berlin, and that's where I really learned about this and that. That's important to narrative. And so if we get the story from Mario, we have to get it in the particularities of Mario's life. It may turn out it's important to or not that he got to Berlin. The really key part of the story is the global aspect. Somehow or another, these local changes, which according to this narrative structure, is going to happen out of a participatory democratic process, which will involve shared narratives on the parts of the people in the community, won't work without some kind of input from outside. And that's because what is inside is what is inside, and it's not changing. Or it
he's just not going to any good end as far as he's concerned. So what we have to do is we have to be able to start with Mario and get a coherent story from Mario about how he sees what's going on in the world he's on, which will include his biography. And most of the it may be interesting for other people in world design to know that particular story because the global aspect emerges so clearly in telling of it. Berlin isn't important, Rome isn't important in and of themselves, but they're very important for that particular narrative instantiation. And with all the people we interact with, we've got to go from a kind of chronicle to a story for them about the project. What is their story of the project? How do they see it in narrative terms? And try to try to put these various materials together so that we can constructively go back to them or get them to discuss with one another the way in which they can put various elements of their stories together, find the coherence that is fine, so that it becomes possible for them to build a shared narrative. Once they get to that point of the shared narrative, we're probably going to be up at a very high level of abstraction. But in order to get there, we have to start from the concrete aspects that lets us separate out those aspects of their chronicle that aren't really relevant to what's going to come in coordinated action, but is very relevant to them because it's their life. So first the project hits their lives separately. And then something gets created that the story is really about, that other figure. And in that sense, there's this aspect which lets us recognize, oh, I get the way you see this thing. You're seeing this thing, when they find another story, you're seeing this thing because it's like this other story of what happened, or this other story of what happened back then. One of the things we found was that a lot of the people that these kind of idealist technical magic artifact people, and they came down to these areas in the south, these mountains in the south, and started interacting with who they thought their natural interlocutors should be, namely the local political heads. That's who they thought their interlocutors should be, but that's because they had a very wrong view of the internal dynamics of these communities about which they were thinking. In their interactions with those people, they kept hearing over and over again a casting of what was going on in terms of what Powell has come to call the distributive political system, in which basically they're used to getting people coming out from Rome with stories to tell, but the relevant items to look at is not to listen to the story, but to look at the bags of money that are attached to the belts of these guys from Rome and figure out how you can get your hands on as much of that as possible, distribute to your cronies who will keep you in the position, political position you currently occupy. Which means, as far as they were concerned, all the talk, this earnest proselytizing of the magic artifact story, was not even being heard by them. It was only being listened to find the hook. The hook that says, oh yeah, that's great, we'll do this and this and this for such and such and such amount of money. So there was a narrative structure, a completely different narrative structure. The narrative structure says, sheep come down from Rome to the south to have their wool taken off by a clever pastoral people. And then they go back to Rome happy, and we have the wool. And that's a completely different narrative line than narrative structure than we are not from Rome. We are a group of idealistic experts who have managed to capture a certain project from the Roman bureaucrats. And we're coming down here to get you to change your lives and find a sustainable future
through technology. That's their narrative. Now where we are, now we're in a situation where we see that if you operate from the first way, it's bounded. If you operate the second way, it's bounded. If you operate the third way, what's the third way? The third way is this, and you build, help build a collective story about where we could go. We, people in this area, using elements from outside, tell where we could go so that we can build the kind of future that we want. We can construct a socially sustainable future. That's the third narrative structure. We have three narrative structures here. And the thing is if you had people who were acting together, each driven, each interpreting what's going on in terms of those three different stories, it's then chaos. In fact, it is. That's what was. That was the failure of previous one. Through telling these stories, you can see that. You get to see that. And not until you shape what you're hearing from your interlocutors in these narrative terms, can you really understand what they think is going on and how they think it's going to end. And that's why narrative has such a central role in what we're doing. And this tool is going to do lots of things, we hope. But among other things, at this point, it's just going to help us elicit narratives by not going to this level of abstraction, though it actually could help in that too, but just beginning to represent the scenes. We get people to talk with because when they can see that there's this happened, and that produced a transformation, which led to this, which then happened, and that produced more transformations, and that's what we'll get. With this sketch, that's what that story of Mario was in some ways. It was scene one, scene two, scene three, represented rather simply, seeing the transition. And at that point you begin to say, oh, I'm beginning to see what's emerging here. And what's emerging here is a God goes out, comes back, equipped with something he didn't have when he was there before, then tries to somehow proselytize. Proselytizing work if you just go around yelling at street corners? No. So now the question is, how can proselytizing work? And that's the part of the story we're instantiating now, and we don't know. We only have to use vague ideology. But the ideology tells us it could work. The ideology says there must be stories. It is a possible story that somehow people could come together and construct a socially sustainable future in these communities, retaining values that are good about those communities, values that people want to return, like a lottery, but also make it sustainable, in the sense of being economically and socially sustainable, demographically sustainable. No, secondo me è importante mantenere sempre chiaro la distinzione che sembra banale, che una collezione di storie non è una storia. Ma non è una collezione di storie, infatti. L'idea è che la collezione di storie possa permettere la generazione di una storia che sarà diversa dalla somma, dalla semplice somma di storie. Però può essere molto di sì. No, infatti non. Scusa, hai detto può essere? Molto riduzionistico. Cioè se rischia di perdere per strada. Sì, ma infatti il problema è non è perderle. Cioè l'idea cerco questa, cioè nel senso che ci possono essere, già questo parla di una storia, però le forme narrative possono essere tante, ma in un modo simile si può immaginare anche che esistano, cioè nessuno vuole perdere le singole storie, io posso avere la storia di Mario, di Giuseppe di, e tante altre storie, però io vado a cercare, allora sì, il discorso della struttura, cioè di ognuna di quelle posso estrarre una struttura narrativa, raffrontando le strutture narrative posso anche andare a decidere che se le asciugo mi rimangono pochi elementi e quella storia che vado a creare, poi questo però poi è anche a sua volta la storia dell'artefatto magico tradotto con la storia della storia magica, però in qualche modo posso provare a inventarmi una leggenda, un mito, come la vogliamo chiamare, mitologia questa, no? Ma la metastoria è anche un mito, cioè ti racconto una storia in cui ti chiedo di credere,
perché è credibile in quanto tu trovi riferimenti alla realtà e che ha, si spera, quella mitologica, devono succedere delle grandi cose, cioè il personaggio che non sarà Mario, ma quando torna al suo paese diventa Presidente della Repubblica, crea una comunità che fonda uno Stato libero e verde, cioè non so, nella metastoria devono succedere cose eclatanti. E questa storia può essere, tra virgolette, raccontata, adesso io sto esagerando dal lato mitologico, no? Però è così secondo me che il meccanismo dell'estrazione, da come si passa da una collezione di storie a una storia simbolica, una storia... But also it's very important to remember that our political goal is to create conditions under which coordinated action becomes possible amongst the groups of engaged citizens. That's our political goal. And we have plenty of stories about that, and most of those stories have a bad ending in some way. It's like the Movimento Cinque Stelle is a bit of a... It has a very good defeat. The brutal fine is that Grillo has become more and more. The story isn't finished because Grillo would disappear, which would at this point be the best thing that could happen for the moment, which is telling in my opinion. But what we're seeing is that that's one of the kinds of things that, as we begin to construct possible narrative structures for participatory democratic politics, the charismatic figure that is the trigger for the formation is a dangerous figure. And there must be ways of not, and in particular, the very clever thing that he did was he completely monopolized access to information about what the movement is. So only his attributions were known by those outside the movement. And he did that in a way which is incredibly clever. I mean, he got these people to just, television, the boogeyman. And so none of them ever got access to the media. But he had constant access to the media. Not being interviewed, but saying much better than that. He got to say whatever he wanted to say, and because he's good at saying, the television cameras were grinding away, and he never went to court to prevent them from using images of him on television. In fact, quite the opposite, he went out of his way to have images of him on television, constantly saying just what he wanted to say, not... This is an incredible story when you think about it, but that's a story, it's part of it. That goes into the collection of narratives that we come to share about what participatory democracy might really mean. And then we also see the thing that happened with the complete incapability of the institutional party, despite what they thought was their best efforts, to address this parliamentarian group of the Movimento Cinque Stelle as individuals and engaged citizens rather than members of Movimento Cinque Stelle. Had they done that, and had they been a little more careful in making up their list, had they made up a list of parliamentarians which was much more like the Movimento Cinque Stelle instead of being the who they'll throw me on and so forth, then right now we'd be having a government which would be a government that really in some ways was responsible to public opinion, was a government that would be a 3D Movimento Cinque Stelle government in which Grillo was out of the picture of the Lincoln. That was a completely possible turn of events. And it didn't happen. It didn't happen for lots of reasons. Of course, that we didn't understand. I didn't understand it by digging into these stories and getting, I don't know enough about people involved, but I do know that when we get to, as we're trying to build, let's say,
rural design into a movement of local territorial development in mountain regions of Italy. We're going to have to figure out these things. And we'll only figure them out, I think, in telling stories about what's happened so far and what seems to be done. Quindi, ok, bisogna anche guardare, allora, cioè, da una parte l'interesse è dalle narrazioni all'azione, dalle narrazioni che spinge l'azione in una certa direzione. Però dall'altra parte non c'è ancora come dalle azioni, infatti, la realtà, tutta una serie di nuovi fatti si crea una narrazione, o svariate narrazioni, o ricordate come tutte queste svariate narrazioni creano un'altra narrazione per ritornare all'azione. Va bene che capire proprio come da fatti, da cioè, inizi, ma non tutte le relazioni, queste sono relative, perché in questo caso hanno un bilancio, non è come in un'altra cosa. Cioè, per me c'è solo un principio che stai osservando. Vi chiedo scusa, provo a finire perché ho due slide ancora e mi interessava anche per fare uno scambio con Roger sulla parte che fa, cioè sono due slide in croce. Primo è il concetto del mapping, no? Cioè ne abbiamo già parlato tanto, per l'esempio di prima di A, B, X, eccetera, cioè uno degli esempi che avevo fatto prima nelle slide, avevo provato a immaginarmi con sforzo di fantasia in tutte le direzioni, tante possibili stanziazioni che sono dei mapping, cioè una certa situazione, in questo caso statica, comunque una certa situazione di una scena, ovviamente può essere riportata su 100.000 storie. La storia di Iago, Otello, Desdemona, abbiamo già detto tutto prima, sui tradimenti, i sospetti, eccetera, si mappa in miliardi di storie della vita umana. Allora, questo mapping, questo concetto qui, è alla fine dovrebbe, secondo me, diventare oggetto anche dell'architettura che andiamo a disegnare dal punto di vista software. E qui arriviamo a degli elementi molto, molto più concreti che stiamo discutendo appunto in questi giorni. Cioè, l'impostazione che secondo me sarebbe corretto dare adesso, nel 2013, è di creare una serie di sistemi che dialogano a servizi, in modo da avere definito insieme quali sono le porte su cui dei sistemi diversi possono interagire con degli standard, però lasciando a tutti gli agenti all'interno del nostro WP3 la possibilità di sostituire anche eventualmente parti realizzate. Cioè, quindi noi, per esempio, abbiamo il database e anche una prima parte di repository, quello che chiamiamo archivio. E quindi ci sono i polacchi che hanno detto che potrebbero sviluppare anche loro una parte. C'è tutto lo sforzo di Facklinks per fare un sistema unico. Io, più che un sistema unico monolitico, che comunque è una scelta possibile, ed è quello di cui stiamo discutendo con Ian, cioè nel senso che i componenti poi possono essere utilizzati in vario modo, quindi anche lo stesso storyboard può essere usato come componente da lui all'interno di un altro sistema. Però sarei più favorevole a un sistema policentrico in cui si ragiona per servizi. Questo proprio perché erano le prime slide, quelle sulla filosofia, che mi portano a pensare questo, cioè che potrebbe essere in questo nostro modo di pensare lo storyboard, che è quello che abbiamo visto finora, però che non è solo la parte di editor, ma sarà supportato anche da un sistema di back-end con un server, un database, che gestisce le strutture narrative. E queste strutture narrative, oltre a essere quelle che si vedono disegnate sullo schermo, ognuno degli agenti artefatti che ci sono può avere uno o più collegamenti di mapping. Cioè, quindi l'idea architetturale che sto seguendo è che ci sia dietro a un Achille, dietro a una tartaruga che c'è nello storyboard, poi ci possono essere della storia di Esopo e della lepre e la tartaruga n mapping, uno o più mapping. Un mapping che cos'è? È dire, ok, la storia
della lepre e la tartaruga, oggi la mappiamo su Bersani e domani la mappiamo sulla Apple contro la Samsung. E quando vado a fare questi mapping mi riferisco a dei database che possono anche essere diversi. Quindi se parlo di Bersani Berlusconi, ci sarà uno che ha fatto un database che tiene tutte le informazioni anagrafiche e che definiscono come agenti questi due personaggi politici. Se parlo della Samsung e della Apple, mi riferirò a un altro database magari che mi dà semplicemente il mapping verso cosa deve sapere fare questo componente. Independently of the structure of these different databases. Della struttura del database, sì, ma infatti quello che serve è questa definizione di interfacce. Cioè, questo database, fatto comunque esso voglia essere fatto, deve avere due caratteristiche. Una, di sapere esporre un servizio di element provider, cioè fra me che sono lo storyboard e questo database, io devo potergli dire: mi fai vedere l'elenco degli agenti che hai, mi fai vedere l'elenco degli artefatti che hai. Se lui non capisce agenti e artefatti, non ci possiamo parlare. Però al suo interno lui può avere personaggi politici, orientamenti, cioè tutto quello che vogliamo, e l'importante è che sappia esporli come agenti. Non mi interessa la sua struttura e cosa lui sa di ogni singola cosa, perché a me poi di un agente mi basta di sapere il nome e una descrizione breve, perché nello storyboard al massimo io mostrerò, e la cosa che mi serve è che dopo che lui mi ha detto che ha un agente che si chiama Bersani, io posso dalla mia interfaccia web chiamare una sua pagina che poi lui apre mostrando tutto quello che vuole su Bersani. Lo stesso gioco lo farei rispetto al document repository o archivio. Cioè, l'idea lì è che si possono sviluppare o forse trovare già fatti o forse lavorare a vari livelli un qualcosa che sia capace di fornire delle clip. Cosa sono per me le clip? Sono ritagli di media e testo, quindi un qualcosa che possa tenere i documenti testuali in PDF, e però come si fa anche con Atlas T, cioè scegliere una frase e dire: questa è una clip. E se questo sistema è capace di fornire, oppure un minutaggio, no? dal minuto 4,3 al minuto 4,40 di questo film, c'è la frase che ci interessa. Quello che serve a me è che quando viene creato un mapping, cioè lo scenario come lo immagino io è che c'è la storia della lepre e la tartaruga, uno la mappa su, dice in questo caso la lepre la mappo su Bersani, e a supporto di questo link che sta facendo cita delle fonti che sono fonti documentali prese dal repository. Cioè, quindi io mi troverei che ho davanti la struttura narrativa della lepre e la tartaruga, per farla sempre con un esempio super semplice, ho davanti la struttura narrativa della lepre e la tartaruga, poi in una qualche finestrina dell'interfaccia c'è scritto mapping disponibili, la campagna elettorale del 2012 Bersani, scelgo fra i mappi possibili quello e dico: fammi vedere tutto sulla lepre Bersani. In quel caso ho la possibilità di aprire il database con i dati specifici sulla gente, ma anche sul perché è stato attaccato quel personaggio specificamente. Potrei vedere un elenco di clip che sono a supporto di questa cosa. Quindi se clicco vado a vedere la frase del ritaglio di giornale, vado a vedere il pezzo della sua intervista, cioè vedo dei richiami diretti alle fonti di documentazione che provano questo tipo di collegamento. Quindi da un punto di vista informatico questo significa che se esistono altri sistemi capaci di esporre delle interfacce con cui si dialoga e pagine a cui richiamarsi per fare vedere il browsing dei contenuti che loro hanno collegato, si potrebbe immaginare che tutto il sistema si presenti all'utente in modo unitario, anche se dietro le quinte sono sistemi diversi. E un domani si può utilizzare il database di Ruggero e il document repository dei polacchi
in modo indipendente oppure il document repository fatto da noi, a seconda di quelli che saranno più adatti ai, agli specifici progetti. No, no, he is following the idea to have a unique system, but you're right. No, but in any case, this is not a matter of a high fight. We can find a way to mix the both the visions, but I think that this is more addressed to the Polish people. Because otherwise they were navigating in a strange land between the database and the document repository, trying to oversimplify the thing, to have just one page to do everything. It's not my idea is, okay, if you respect this interface, you can do a simple system to have a simple database. If you think it's not needed, a lot of things we have in our database. You can do it simpler, and it's enough you respect the interface. And for the document repository, maybe if they are very good and they produce a quick and very beautiful thing for the document repository, okay, maybe we will use them instead of our that is in the course of building now. It's not ready at the moment. It's just to leave everyone to have his own race in a different. this is a very important slide to use in Brussels. Mm-hmm. First, we need to agree with the FACLINK people. You can present this as your idea, you handle that. But getting it at this level of discussion is something different. Mm-hmm. Yeah, I think that with the Polish people, we shared this. I have produced a document with also the technical specification about those interfaces. Yeah. And I shared it with both Polish and I'm talking about it with Jan every day, almost. Oh, good. So they're actually starting to do something. Yeah. They're actually starting to think about it. Yeah.